La parola a Filizzola Giovanni, funzionario del Gasacqua di Roma Lazio, e poi Luigi D'Isabella. Proprio veloce, perché tanto oramai si è detto tutto e di più, e il congresso, secondo me, il dibattito è stato molto interessante. Poi intervenire all'ultimo è sempre più complicato perché, come dire, io due cose volevo dire, le avete dette tutti quanti voi già, perciò cerco di provare a dirla a modo mio. Allora, innanzitutto una cosa fondamentale, secondo me, che il congresso della FILT CGL, della CGL in generale, è soltanto un pit stop. La CGL non si ferma mai, la CGL lavora sempre, e quando si dice cosa ha fatto nei 4 anni passati e cosa farà nei 4 anni futuri, io non ci sto, perché io lavoro sempre, non mi fermo mai, io comincio la mattina e finisco la sera, noi stiamo sempre lavorando, ci sono più difficoltà, sì, io posso dire una cosa in modo forte. La CGL prima era, come dire, importante nel nostro paese, oggi è indispensabile, perché è l'unico sindacato che parla con la gente, sta in mezzo ai lavoratori, io sto dalla mattina alla sera in mezzo ai lavoratori, non mi fermo mai, di tutto il Lazio giro, c'ho la delega sul Gasacqua per tutto il Lazio, io sto sempre in giro, sono sempre in movimento, sono sempre in mezzo alla gente, venerdì continuo l'assemblea sul Gasacqua, perciò io non ci sto a sentire certe cose. Però un paio di riflessioni le voglio fare, perché il documento congressuale io lo condivido in pieno, l'ho fatto votare, l'ho spiegato. Noi abbiamo delle priorità, nel documento dobbiamo scegliere quali sono le priorità, e la prima priorità, che poi raccorpa tutto il sistema del nostro essere, è il protocollo appalti, guardate, perché tutto ruota intorno agli appalti. Io posso fare due spaccati, uno per quanto riguarda le lavanderie industriali che lavorano prevalentemente col servizio pubblico ospedaliero, e lì si parla di sicurezza e soprattutto di salute, e il massimo ribasso sul lavaggio delle lenzuola, dei materassi, sugli strumenti medicali è vergognoso. Gli imprenditori, pur di accaparrarsi l'appalto, lavano gli asciugamani a 50 centesimi, di cosa stiamo parlando? Lì dobbiamo incidere più forte. Le grandi aziende del settore industriale stanno appaltando tutte le attività del ciclo produttivo. Il core business, se noi proviamo, io l'anno scorso ho fatto una grossa vertenza, anzi ho fatto anche un'occupazione, ho occupato la sede di Largas di Roma con 700 dipendenti, abbiamo fatto 3 giornate di sciopero. È stato importante il supporto del segretario nazionale che ci ha, come dire, perché questo è il grande ruolo quando noi cerchiamo i consensi e quando noi cerchiamo chi comunque ci deve garantire l'ombrello. Io ho fatto una grande vertenza, abbiamo fatto un accordo, e poi ho avuto anche una denuncia da parte dell'autorità, perché non ho rispettato la 146/90, ho dovuto rispondere. Ho rischiato 2 anni di impedire di fare sindacato e un'ammenda. Poi siamo riusciti, come dire, a scrivere una lettera alla commissione di garanzia e abbiamo, come dire, un po' aggiustato il tiro. Però questo è il clima. Allora io dico, protocollo appalti è importante, socialmente per noi ci rilancia in modo forte, riusciamo, come dire, a dare quel senso di appartenenza in modo forte alla CGL. E poi un'altra cosa, guardate, chi oggi è intervenuto e forse ha parlato anche delle altre organizzazioni sindacali, guardate, le altre organizzazioni sindacali per noi sono importanti e indispensabili, perché noi non faremo nessun accordo purtroppo senza gli altri. Io sfido chiunque di voi che abbia fatto un accordo soltanto come CGL in tutti questi anni che facciamo sindacato, chi ne ha fatti di più, chi ne ha fatti di meno. Perciò facciamo attenzione, noi siamo quelli che ragioniamo, noi siamo quelli che comunque creiamo le condizioni per aprire una vertenza, e il fatto che loro ci vengono sempre dietro è perché abbiamo lavorato bene. Non penseremo mai che CISL o UIL iniziano loro una vertenza, non è stato proprio nelle loro corde. E non voglio entrare nemmeno nel merito di questo, perché siamo noi che trainiamo. Un'altra cosa, anche perché credo che ancora c'è un po' di tempo, è relativa a... mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto la compagna di Milano,
complessivamente su tutto, però sulla questione, ci tengo molto a dirla questa cosa, sulla questione dell'APE sociale e del lavoro usurante con i 41 anni. Noi in Italia, e siccome le leggi le fa il Parlamento, guardate, non ce lo dimentichiamo mai quando andiamo ai tavoli, c'è un lavoro che si chiama i ceramisti, che muoiono di silicosi, e il Parlamento ha bocciato come lavoro usurante, perché l'INAIL non ha riconosciuto come lavoro usurante. E questa è una cosa grave che noi dobbiamo riprendere subito, questa cosa sì la dobbiamo riprendere subito. Non ci interessa oggi altre cose, queste sono cose importanti, noi dobbiamo dare dignità al lavoro, dobbiamo dare dignità alla gente. Non voglio parlare di chi sarà il prossimo segretario, perché non lo voglio dire, perché siccome questo è il congresso, e chiudo, della FILT e CGL, perciò il mio segretario è Emilio Miceli, viva la CGL e viva la FILTEM. Grazie Giovanni, la parola a Luigi D'Isabella, coordinatore FILT della Puglia. Io penso che il documento unitario approvato a larga maggioranza degli iscritti e le elaborazioni che abbiamo alle spalle, e cioè il piano del lavoro, la carta dei diritti, sono un solido ancoraggio per il presente e il futuro della CGL. Stiamo tranquilli e garantiti perché abbiamo una forte coerenza programmatica che garantisce per la nostra autonomia. Penso, ho apprezzato molto e condiviso la relazione di Emilio insieme all'importante e interessante dibattito di ieri, perché come solito abbiamo avuto l'opportunità di avere stimoli, approfondimenti sulle questioni che sono aperte, sulle quali dobbiamo ancora ragionare. Penso alle questioni di più ampio respiro. Abbiamo cominciato questo percorso congressuale da tempo, abbiamo subito segnalato con preoccupazione i pericoli che avevamo alle porte, sia dentro che fuori il nostro Paese. La realtà sta cambiando in maniera tumultuosa e spesso purtroppo in peggio. Pochi giorni fa la compagna Camusso, incontrando i sindacati brasiliani, mi pare, o comunque parlandone, ha espresso la propria solidarietà, perché in Brasile l'attuale presidente, eletto da poco, ha detto che i sindacati sono organizzazioni terroristiche. Ed è, come dire, un elemento, un esempio estremo di quello che diceva Emilio nella relazione, cioè come il sindacato può vivere specialmente, o meglio, il sindacato confederale, perché come si ricordava anche nel fascismo c'erano i sindacati ma corporativi, può vivere se c'è la garanzia di una cornice democratica e liberale. E questo in vari paesi non è più. Noi abbiamo giustamente ragionato dappertutto in maniera incisiva sui limiti della globalizzazione. La risposta purtroppo adesso che sta venendo avanti non è la maniera per avere più equità e un governo multipolare e democratico del mondo, no, ma è la logica del più forte, la logica del nazionalismo che si sposa per forza con l'autoritarismo più o meno accentuato, con, come dire, segnali che non possiamo certo sottovalutare, al di là di come li denominiamo. Anche in altre epoche sono stati sottovalutati e abbiamo avuto tragedie. È in questo quadro che il ragionamento sull'Europa oggi è ancora più pregnante. Lo è in maniera forte perché, come si è ricordato prima, in questo quadro l'Europa, con i suoi limiti e con i suoi errori, è il bersaglio grosso per affermare questa logica nel mondo. Di guerre commerciali speriamo solo commerciali. E allora, vedete, non c'è dubbio che il sindacato ha una sua rivendicazione nazionale e non solo. Quindi noi siamo per l'Europa sociale, contro l'austerità. Ma non c'è dubbio che noi in maniera chiara, come abbiamo fatto altre volte, dobbiamo essere il soggetto che dice in maniera netta che siamo per una maggiore integrazione dell'Europa. Non possiamo pensare che ciò cambia a seconda delle politiche, altrimenti dovrei dire che il Mezzogiorno, che spesso ha subito le politiche nazionali sbagliate, dovrebbe tornare al tempo dei Borboni, ma sarebbe una grande fesseria, anche se dalle mie parti qualcuno la pensa così. E non l'ultimo arrivato, magari, che so, qualche presidente di regione. Quindi le cose vanno insieme e non a caso noi siamo stati più decisi di altri quando si è passata la moneta unica. Ricordo i tentennamenti, le frenate di Romiti che rappresentava la Confindustria o Veltroni che rappresentava la sinistra. CGL CISL disse dobbiamo andarci subito in Europa,
perché noi vogliamo stare nella fascia alta dello sviluppo e della crescita. Non vogliamo essere i contoterzisti o quelli che se la sfangano con le svalutazioni sulla moneta o sul lavoro. E per fare questo ci devi stare lì, non devi stare da un'altra parte. Così come il Mezzogiorno deve stare integrato al resto dell'Italia. Allora chiarezza su questo, anche in maniera più netta di come l'abbiamo fatto finora. Questo è un problema fuori ma dentro l'Italia. L'Italia che adesso, dall'essere uno degli elementi fondamentali di sviluppo dell'Europa, invece è uno dei problemi, in regresso di questo processo di integrazione. Primo problema, che è l'asse, credo, che la nostra elaborazione, della nostra cultura e anche dalla piattaforma, ho visto CGL e CISUVIL. L'elemento fondamentale è in questo paese che cresce da tempo meno degli altri quando cresce e che ha grandi diversità e ingiustizie al suo interno, è affrontare insieme i problemi. Non esiste la politica dei due tempi, né in un senso né nell'altro. E allora non c'è dubbio che l'asse fondamentale per noi è il piano del lavoro e lo sviluppo insieme all'equità, ed è piano del lavoro insieme a riforma fiscale. E non può essere qualsiasi cosa a prescindere anche dai danni che si provocano, perché i danni, lo spread e tutto il resto, non è chissà per chi. È per esempio per chi deve fare un mutuo ed è per esempio per i fondi pensione, che non sono più una cosa marginale, sono una cosa fondamentale per assicurare un minimo di decenza al futuro pensionistico dei lavoratori che organizziamo. Quando noi abbiamo fatto il piano del lavoro, non abbiamo detto fatela a prescindere con tutto il deficit che volete, abbiamo detto proponiamo questo piano del lavoro, abbiamo proposto anche il finanziamento, non solo o non completamente in deficit. Finanziamento e la riforma fiscale. La lotta all'evasione fiscale è spostare in maniera progressiva dal lavoro alla rendita il carico fiscale. Su questo si, discrimina su una politica economica, su una manovra che è o meno del popolo o non del popolo. Su questo, non su altro. Bene aver acquisito la piattaforma CGL e CISUVIL, che intanto serve a mettere insieme le priorità. Perché, come diceva chi mi è preceduto in maniera efficace, non è soltanto le pensioni e poi quell'intervento come lo paga e chi lo paga, ma è avere la priorità su quella che è la nostra piattaforma, cioè il lavoro usuranti, il lavoro di cura, il lavoro precoce. Questo. Così come credo, ho finito, che giusto per parlare di un esempio che riguarda la Puglia, se noi dobbiamo avere una politica di sviluppo, non mi dilungo sulle questioni riguardo alle infrastrutture, già detto, insomma non è possibile che noi abbiamo un'opportunità che dobbiamo trattare come una tragedia. La Puglia produce più energia di quanto consuma, ha l'opportunità di essere un hub, un grande produttore di energia, gas, energie rinnovabili, eccetera. La SEN deve essere l'occasione per fare innovazione e investimenti, salvaguardando il lavoro, le imprese, le grandi imprese che ci sono. E l'ultima cosa, non è possibile per il nostro territorio avere il pericolo di far saltare uno degli asset fondamentali, il nostro fiore all'occhiello, che è l'acquedotto pugliese, il più grande acquedotto d'Italia, se non d'Europa. È un acquedotto che incide a livello regionale, ha il ciclo integrato, è una società per azioni interamente pubblica, gli utili per statuto vengono reinvestiti nel ciclo. Se invece dovessimo pensare di tornare indietro alle aziende speciali municipalizzate, territorio per territorio, noi staremmo dicendo che quell'eccellenza andrebbe smantellata. È un esempio incredibile di come politiche non si capisce di che natura ideologica sono un ostacolo e un danno per lo sviluppo del Mezzogiorno. Grazie Luigi. Gli ultimi due interventi e poi l'intervento conclusivo di Gianna. Allora, la parola a Pietro Gualandi del direttivo dell'Emilia Romagna e poi l'ultimo intervento Ilvo Sorrentino. Al sesto minuto do il segnale. Buonasera, allora io parto dal fare la relazione di Emilio, no sto scherzando, non farò l'analisi della relazione, sono stanco anch'io e penso anche voi, però ecco della relazione di Emilio prendo due punti che mi hanno colpito di più, che sono
quello che in questa fase critica, diciamo, se non buia, grigia e tendente al buio, forse le luci che possono illuminare questa fase critica sono le donne e i giovani. Lo condivido in pieno. Io vengo dal congresso mio dell'Emilia Romagna. A questo congresso è stata invitata una giovane studentessa della rete degli studenti, ha fatto il suo intervento. Devo dirvi che ha fatto un intervento di cuore, di passione rispetto al suo futuro, al futuro poi di quelli che rappresenta, ma anche un'analisi dettagliata della società che vogliono i giovani. Quindi hanno le idee chiare. In questo congresso devo notare che gli interventi che mi hanno più mosso, che mi hanno più appassionato, sono venuti dalle nostre compagne. La compagna che ha detto: io non condivido per niente la relazione di Emilio. Si sentiva la passione nel dirlo e nel spiegare le motivazioni del perché. La compagna, mi sembrava si chiamasse Monica, che ha detto: attenzione, l'Europa è importante perché ci garantisce la pace. E erano interventi appassionati, importanti e dettagliati nel merito. Quindi ci credo molto nei giovani e nelle donne come luce in questa fase nera. L'altro aspetto della relazione di Emilio è stata quella di evidenziare quale sarà la strada futura, e io dico soprattutto anche di categoria, che è quella di uno sviluppo enorme e rapidissimo della tecnologia, quindi industria 4.0, digitalizzazione. E però dall'altro aspetto anche la problematica di figure lavorative nella nostra categoria che rischiano di essere disinserite dal contratto nazionale nostro, se non lo sono già, le partite IVA. Io vengo dal settore della farmaceutica, sono un informatore scientifico come altri compagni che hanno parlato prima. Ci sono informatori scientifici dentro i contratti Nasarco, in categorie commerciali, addirittura nel metalmeccanico. E a me, io appunto continuo a fare l'informatore scientifico, sono il direttivo regionale, però lavoro, e sapevano i miei colleghi che venivo qua e mi hanno chiesto di fare un intervento sul loro profilo. Io ho fatto un intervento sul profilo dell'informatore scientifico, penso nell'ultimo penultimo congresso Filcem, quindi parlo di tanti anni fa, e mi sono detto: ma allora non è cambiato niente o è cambiato qualcosa? Io penso entrambe le cose. Volevo però dire questo. Cosa non è cambiato? Le cifre in numeri e percentuali sugli occupati degli informatori scientifici negli ultimi anni che hanno perso il lavoro sono enormi. Se c'è la diapositiva, se si può far vedere un attimo la diapositiva, la slide. E in nessuna categoria si è avuto un simile ridimensionamento, però purtroppo non si sono avuti gli echi sui media di altre categorie. L'ha spiegato molto bene il collega il perché avviene questo. Parliamo appunto di 10 anni solo per la Merck di 2300 informatori scientifici, ma solo per la Merck. Qual è il disegno che c'è dietro a questo ridimensionamento? La sostituzione di lavoratori a contratto nazionale con lavoratori a Denasarco, le finte partite IVA, appunto l'ha detto molto bene nella sua relazione Emilio. La sostituzione di lavoratori nel contratto con personale che opera nei call center, magari esteri. Ed ultima novità, l'ADA, la piattaforma di intelligenza artificiale per ridisegnare le relazioni commerciali, la digitalizzazione. Il tutto è finalizzato a trasformare l'informatore da quella figura di consulente scientifico voluto dalla legislazione comunitaria
è sotto un decreto legge, perché l'informatore scientifico è sotto un decreto legge, in una figura commerciale che è sia a scapito del lavoratore, dell'informatore, ma soprattutto a danno di tutti noi, di tutti voi. Si parla di salute. Chi è che non vuole che sia curato se stesso, ma anche i propri figli, con la cura migliore, più aggiornata? La non chiarezza del profilo degli informatori è presente, ecco perché appunto parlo del congresso FILCEM, è presente negli ultimi 3 contratti nazionali. Cioè, mentre per legge l'informatore è sottoposto al servizio scientifico nazionale, per il contratto nazionale è collocato nell'area marketing. Questa discrasia non è più possibile. La FILCEM ha... Credeva di aver dimenticato il telefono. No, c'è un telefono qua. Ah, c'è? Sì. La FILCEM in quest'ultimo anno ha istituito un coordinamento nazionale per il profilo degli informatori. Devo ringraziare Sergio Cardinali ed Emilio, perché sta lavorando per sensibilizzare le altre forze sindacali, l'AIFA, il Ministero della Sanità, sulla figura dell'informazione scientifica, che è una tutela per tutti noi. Finisco. Quindi le mie proposte, ripetendo un po' quello che vi ha spiegato il collega informatore farmaceutico Antonio, sono, come proposte di cambiamento, allineamento del contratto nazionale con il disposto legislativo, cioè l'ISF è dipendente dal servizio scientifico aziendale e non inquadrato nella marketing come lo è adesso nel nostro contratto. Superamento del contratto di agenzia in ASARCO, affinché non esista nei fatti quello che per legge e per la logica non dovrebbe esistere, cioè la correlazione tra informazione scientifica e guadagno dell'informatore. Regolamentazione della nutraceutica. Oggi il cittadino è sempre più spostato sulla spesa personale in ambito della salute. Nel 2017 solo il 40% della spesa farmaceutica è stata rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, lasciando a carico del cittadino il 60%. E come è stato detto prima, la nutraceutica è regolata appunto come i formaggini, le mortadelle e la pasta. Sparizione dei call center, che stanno prendendo il posto degli informatori scientifici, in quanto non è possibile conoscere la rispondenza dei requisiti professionali degli operatori e la correttezza del messaggio scientifico, in difformità delle disposizioni legislative. Quinto, la sicurezza dei prodotti farmaceutici. Troppo spesso in questi anni si hanno evidenziato crepe per i rischi sulla collettività. Si sono, appunto, fate l'esempio del farmaco, il Valsartan, ci sono stati prodotti in India o in Pakistan con dei rischi per la salute enormi. Concludo candidando Parma a sede di un convegno, anche da ripetersi a cadenza periodica, nel quale affrontare le problematiche e le opportunità del farmaceutico in toto e che affronti l'intera filiera del farmaceutico, ricerca, produzione, informazione scientifica, etica. Perché Parma? Perché a Parma è allocato il più grosso centro di ricerca presente in Italia. Parma è sede di produzione di 2 multinazionali del farmaco. Parma, nel giro di un anno, poco, è stata la città coinvolta in 2 grandi scandali nel settore dell'etica farmaceutica. Parma è in Emilia-Romagna, cioè nella regione che vive le difficoltà di una delibera regionale fortemente limitante le possibilità dell'aggiornamento scientifico. Grazie. Grazie Pietro, segretario generale di Roma Lazio. Chiederei ai compagni se ci sono in giro per i corridoi delegate e delegati, per favore, di farli entrare, perché dopo l'intervento di Ilvo ci sarà l'intervento conclusivo della compagna Gianna Fracassi della segreteria confederale. Ilvo, a te la parola. Allora, io intanto, siccome i compagni di Napoli ci hanno ringraziato per il fatto che noi siamo venuti qui e che per loro è stato importante, io volevo ringraziare loro e chiedere alla platea di fargli un applauso.
perché l'accoglienza e il calore con cui ci hanno accolto è una cosa importante, e questo rappresenta anche l'importanza della nostra categoria. Io vorrei partire dal fatto, intanto cercherò di rispettare i tempi e di farlo nel miglior modo possibile, dal fatto che oggi sono intervenuti parecchi compagni del Lazio e in qualche maniera avevamo cercato anche di articolarci per dire più cose possibile, tutte diverse fra di noi, perché in 10 minuti non è facile rappresentare quello che è più di un pensiero. Dico questa cosa perché guardate compagni, io credo che la fase congressuale per noi sia importante, e lo dico perché noi non possiamo assolutamente dimenticarci quello che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni e quello che dovremo fare nel futuro. Dobbiamo partire da qua, cioè dobbiamo partire dalla manifestazione sul Job Act fatta a Piazza San Giovanni con 1 milione di persone. Noi lo abbiamo fatto con un governo di centrosinistra, lo abbiamo fatto con forza e lo abbiamo fatto anche con la pratica. Il 2 di dicembre di quest'anno, dell'anno scorso scusate, noi stavamo in piazza perché ritenevamo che la riforma sulle pensioni non era abbastanza, era una romanella che in qualche maniera, tramite il budget economico che veniva messo lì, non risolveva i problemi di tutti i pensionati. Noi rispetto a questa cosa qua, oggi, partendo da quello che abbiamo fatto, non possiamo dimenticare quello che c'è oggi, e quindi dire, e chi vi parla è quello che in qualche maniera insieme a altri compagni nel Lazio ha chiuso un accordo importante che noi citiamo sempre, e lo citiamo per un semplice motivo compagni, lo citiamo perché è lo strumento che deve servire all'organizzazione per dire che le cose come quella della Carta dei diritti universali vanno supportate anche tramite la contrattazione, perché questa organizzazione soprattutto deve saper contrattare per poter modificare quello che la legge ci ha tolto. E quando si fa un accordo come quello di ACEA e di Trelleborg in contesti completamente diversi, cioè che cosa in contesti completamente diversi? Uno fatto col governo Renzi, Confindustria caccia l'azienda da Confindustria. Stirpe e Renzi ritwittano dicendo che quell'azienda deve essere cacciata da Confindustria. Si fa un accordo sul Job Act in ACEA con il Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, contesto politico completamente diverso, sotto campagna elettorale. Sapete perché compagni noi l'abbiamo fatto? Perché qualcuno ci diceva pure ma c'è un problema in campagna elettorale. No, a noi non ci è fregato niente, perché questa organizzazione è un'organizzazione che ha la sua autonomia e la sua indipendenza dalla politica, e lo dimostra con i fatti compagni, lo dimostra con i fatti, perché basta con le chiacchiere. Quell'accordo là chiude la forbice fra giovani e vecchi, dice che tutti hanno gli stessi diritti. Quell'accordo là abolisce il discorso della videosorveglianza, si deve fare un accordo. Quell'accordo lì dice che il demansionamento per legge non si può fare, devono contrattare con il sindacato. E noi non l'abbiamo fatto guardando ai vecchi, l'abbiamo fatto guardando ai nuovi compagni, perché è ora di farla finita, perché questo governo in questo momento sta mettendo giovani contro anziani, poveri contro poveri. Sta mettendo in discussione quelle che sono le fondamenta della nostra organizzazione, compagni. Noi non dobbiamo mai dimenticare che questa è un'organizzazione che lavora sulla solidarietà, sull'eguaglianza e sui diritti. E chi mette in discussione questa cosa, indipendentemente da come è andato il voto, deve fare i conti con la CGIL. E noi lo dobbiamo dire forte, compagni. Perché quello che sta succedendo sull'immigrazione è qualcosa di allucinante, non è il problema solo dell'immigrazione in quanto tale, è l'assenza di una politica accentrando e mettendo poveri contro poveri per dare la possibilità alle classi dominanti di governare meglio, compagni. Questo è quello che sta accadendo. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo entrare nelle contraddizioni e farlo con forza, perché se sul decreto dignità
loro hanno garantito che avrebbero ripristinato l'articolo 18 e non l'hanno fatto alla prima occasione, votando anche contro in Parlamento a chi chiedeva il ripristino dell'articolo 18. Beh, lì c'è già una rottura rispetto alla campagna elettorale, una rottura con la nostra gente che li ha votati. Questa è la verità e noi lo dobbiamo dire con forza, compagni, perché guardate che quando si accende il faro sull'argomento 18, quando si dice che il problema è l'immigrato che violenta, che stupra, si dimentica il fatto che chi lo dice è anche il ministro dell'interno e si dovrebbe preoccupare, siccome parliamo qui del sud, si dovrebbe preoccupare di quello che poi è il problema nel territorio italiano, che è legato a mafia, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta, a Camorra. E se noi non andiamo alla fonte, compagni, noi stiamo parlando di quello che spaccia in periferia, in Borgata, ma il problema alla fonte sta là, e se non vai là il problema non lo risolvi. E io sono uno di quelli che deve dire, siccome tu sei il ministro dell'interno e della sicurezza, tu devi risolvere questi problemi, non prendertela con l'ultimo dalla catena, perché il problema sta qua, compagni. E anche c'è un altro tipo di discorso: basta con la storia da parte di questo governo dove non si parla di sviluppo, investimenti. Io ho sentito i compagni della Sicilia, quando si parla di quei numeri per una regione come la Sicilia, stiamo parlando della vita, di quello che è la vita dello sviluppo dell'industria in questo paese. 4 anni fa io mi sono riletto il documento politico della Firtem. Noi dicevamo c'è un problema rispetto alle infrastrutture, trasporto su gomma legato al 15-16% rispetto all'aumento, no? Sulle piattaforme logistiche, l'80% è ancora fatto su gomma, è un problema per le nostre aziende. Il 30% in più dell'energia l'ha dato dalle accise, le aziende energivore scappano da questo paese e non rispetto ai costi di produzione. Un problema legato alla burocrazia. In questo paese, se tu vuoi aprire una qualsiasi fabbrica, ci metti 5 anni per avere un brevetto. In altri paesi, dai 6 ai 12 mesi. E il problema della legalità. E allora, rispetto a questi temi, compagni, quali sono le risposte per lo sviluppo del paese? Dove stanno? E beh, allora io dico una cosa. Basta con la logica anche all'interno dei nostri posti di lavoro, che noi non affrontiamo fino in fondo quello che sono le tematiche da questo punto di vista. Noi lo dobbiamo dire con forza, la CGIL non cambierà mai i suoi valori e per farlo noi dobbiamo ripartire dai giovani, dobbiamo ripartire dalla prospettiva, dobbiamo ripartire dal fatto che non è ora di farla finita con questa politica che non lavora mai sulla programmazione ma lavora solo sul consenso immediato. E guardate che i leader in questo paese fanno la fine che fanno. Io guardo Matteo Renzi, guardo Matteo Salvini, figli di un 25enne berlusconiano, in cui si andava nelle trasmissioni di Mac e Buongiorno a fare tutte e due la stessa cosa. Guarda caso sono la faccia della stessa medaglia. Sono la faccia della stessa medaglia, compagni. E oggi non si può dimenticare questa cosa, perché poi il problema qual è? Che il leader scompare, ma dietro al leader non c'è niente. Lo abbiamo visto col Partito Democratico, lo stiamo vedendo oggi con la Lega. Però la CGIL c'è, la CGIL deve lavorare sul collettivo, la CGIL deve lavorare sulle sue fondamenta, la CGIL deve lavorare sui suoi valori e lo deve fare con forza, sempre e comunque, perché questa è una grande organizzazione, compagni, e non c'è nessuno che la può attaccare come l'hanno attaccata in questi ultimi 25 anni sul fatto che ogni governo che è passato doveva attaccarla rispetto alla disintermediazione. Parola ultima appena venuta a galla. Non è così, compagni, noi su questo dobbiamo continuare a confliggere in maniera forte e a farlo direttamente, perché guardate che quando il rapporto è diretto chi ce li mette è sempre il singolo e noi invece rappresentiamo la collettività, rappresentiamo la cosa buona di questo paese e lo dobbiamo rivendicare con forza, con determinazione. E anche qua arrivo al congresso e lo dico anche per il fatto che noi non possiamo tenere un'organizzazione, è successo, ormai stiamo così, un anno e mezzo impegnata sulla fase congressuale. È vero che anche in passato abbiamo deciso di decidere il segretario generale dentro al congresso. Però guardate, compagni, che sta cosa
in quello che è il contesto che io vi ho rappresentato, non è una cosa di poco conto, perché ha rischiato, e noi se questo siamo stati bravi, di mettere in discussione quella che era la determinazione di un documento unico in cui avevamo trovato una mediazione per il rischio e la scelta del segretario generale. Però su questo stiamo dimostrando che anche su questo siamo maturi, perché per noi la priorità è l'unità dell'organizzazione. Però abbiamo un dovere, che è quello che in qualche maniera noi sappiamo benissimo che questa organizzazione non ragionerà mai sull'io, ma ragionerà sempre sul noi, perché è una grande organizzazione, compagni, e quel quadrato rosso va difeso e va difeso sempre. Grazie. Grazie Ilvo. Allora, la ringrazio, Presidente, che ha aperto la dichiarazione di voto, perché sinceramente c'era da aprire sulla dichiarazione di voto anche sul documento politico. C'è stata una dimenticanza da parte della Presidenza e mi ha chiesto scusa, perché quando si è presentato il documento politico, oltre a fare e chiedere se c'era una proposta alternativa, c'era da chiedere se c'era una dichiarazione di voto. La cosa purtroppo è stata una dimenticanza della Presidenza e permettetemi un attimo di spiegare perché il secondo documento poi ha votato contro al documento finale. L'abbiamo detto nel gran parte degli interventi che su molti punti non abbiamo condiviso la relazione di Miceli. Anche perché e soprattutto il documento finale faceva un chiaro riferimento al documento E, ma soprattutto noi del secondo documento abbiamo presentato proprio questo documento per aprire una fase anche di autocritica all'interno della CGIL. Non abbiamo condiviso gran parte delle scelte che sono state fatte dalla CGIL in questi ultimi anni e penso, parlando e facendo le assemblee con i lavoratori, ci siamo sentiti diverse critiche da questo punto di vista, dalle 3 ore di sciopero fatte contro la riforma Fornero, secondo noi un'autocritica su questo aspetto nel documento finale c'era bisogno, alla mancanza di una forte mobilitazione contro la riforma dell'articolo 18, questa nel governo Monti, soprattutto questa mancanza di mobilitazione contro la riforma dell'articolo 18 ha permesso poi a Renzi di rintervenire e peggiorare ulteriormente l'articolo 18. Senza un'autocritica è chiaro che il nostro voto sia contrario al documento finale. E chiaramente, in considerazione del nostro voto contrario al documento finale e alla non condivisione di punti essenziali della relazione di Miceli, il nostro voto sarà contrario.